Ritrovato senza vita il corpo di Paolo Alfieri, l'uomo era scomparso lunedì 3 ottobre. Banca Monte dei Paschi, sindaco e Carlo Rossi a confronto su aumento di capitali. Incidente sul lavoro, operaio si ferisce cadendo da 3 metri di altezza. Adesso lo sport, CRSN emergenza in attacco per i bianconeri in vista del Cesena. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Come avete sentito dai nostri titoli in apertura, apriamo con la cronaca. È stato ritrovato dopo ore di ricerche nei boschi vicino a Celsa il corpo senza vita di Paolo Alfieri, l'uomo scomparso lunedì scorso dalla casa di Asciano dove viveva temporaneamente con la compagna. Tutti gli accertamenti per stabilire le cause del decesso concentrate nella zona di Celsa, nel comune di Sovicille, dopo che nella tarda serata di ieri sera era stata ritrovata all'auto una Smart bianca con cui l'uomo si era allontanato, parcheggiata a bordo strada. Ancora da chiarire cosa abbia spinto Paolo Alfieri ad addentrarsi, nel bosco. Adesso cambiamo argomento. Lungo incontro tra De Mossi e Rossi sul tavolo l'ipotesi di una partecipazione di Palazzo San Sedoni all'aumento di capitale di Banca Monte dei Paschi. Il servizio di Cristiana Morte. Faccia a faccia oggi tra il sindaco De Mossi e il presidente della Fondazione Monte dei Paschi Carlo Rossi. Un incontro durato a lungo sul tavolo, l'ipotesi caldeggiata dal primo cittadino che l'ente di Palazzo San Sedoni partecipi all'aumento di capitale della banca con un affiche da circa 30 milioni di euro, facendosi così promotrice di una cordata di fondazioni bancarie in grado di coprire circa 100 milioni di euro di inoptato. Un'ipotesi sposata anche dal vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, e che in caso deve essere avvallata a stretto giro, non oltre la prossima settimana, prima di quel 17 ottobre, data indicata dall'amministratore delegato di Rocca Salimbeni, Luigi Lovaglio, come giorno fatidico per il lancio sul mercato dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Ma i tempi sono tiranni. L'ipotesi partecipazione per la Fondazione Monte dei Paschi dovrebbe ottenere il via libera sia della deputazione amministratrice che della deputazione generale e da statuto sia l'organo esecutivo che quello di indirizzo necessitano di 5 giorni per la loro convocazione. Vero è che esiste la convocazione in via d'urgenza e basterebbero solo 24 ore, ma a quel punto lo scoglio potrebbe diventare la modifica dei documenti di indirizzo annuale e pluriannale di Palazzo San Sedoni che non prevedono investimenti in partecipazioni bancarie. Ultimo dettaglio non certo in ordine di importanza è il fatto che l'ultimo semaforo verde dovrebbe essere acceso proprio dal MEF, azionista di maggioranza. C'è poi un precedente nel castello dei destini incrociati di banca e fondazione MPS, successivo alla battaglia estenuante per il 51%, che evoca l'odierno. Era fine dicembre 2013 quando la proposta di aumento di capitale da 3 miliardi targata dal duo Profumo Viola fu bocciata dall'assemblea degli azionisti e dall'allora presidente di Palazzo San Sedoni, Antonella Manzi, quando la fondazione deteneva il 33,5% della banca. Anche in quell'occasione fu paventata l'ipotesi di una partecipazione delle fondazioni bancarie e l'allora presidente dell'ACRI Giuseppe Guzzetti tranciò l'intento. Assolutamente non è proponibile, disse, che le nostre fondazioni partecipino ad un aumento delle quote, semmai a operazioni di dismissioni. E poi ancora, ci vogliono cacciare dalle banche in cui siamo azionisti, ci mancherebbe che investiamo in azioni di altre banche. 9 anni sono passati, ma troppa poca acqua sotto i ponti evidentemente è trascorsa, perché l'ipotesi di una fondazione salvabanca sia definitivamente affogata. Il tema della sicurezza e degli incidenti anche mortali sui luoghi di lavoro è al centro dell'attualità dopo la tragedia di qualche giorno fa che ha riguardato Sebastian Galassi, il rider fiorentino investito mentre stava effettuando una consegna. La CGIL Toscana si fa promotrice per contrastare queste ingiustizie che riguardano soprattutto il settore del delivery. Lorenzo Agnelli. Non lascia immune la Toscana la piaga degli incidenti e infortuni anche mortali sul luogo di lavoro. La sicurezza del lavoro è al centro dell'attenzione locale e nazionale, soprattutto quella che riguarda la condizione dei cosiddetti rider in tutto il paese. A Firenze pochi giorni fa il tragico incidente mortale che ha costato la vita del ragazzo 26enne Sebastian Galassi, investito con il suo motorino mentre stava andando a fare una consegna, ha ancora di più alzato l'attenzione su una vera e propria emergenza
emergenza che riguarda questi lavoratori che fanno parte del precariato con contratti di lavoro totalmente deregolamentato, per cui le sigle sindacali con la CGIL in testa stanno manifestando ovunque perché questa assurda consuetudine cessi di essere la normalità. Terzo rider morto in Toscana, non è più accettabile vedere questa strage, non è figlia di un caso, ma è figlia del fatto che questi lavoratori sono costretti a correre mentre l'app invia spesso appunto dei richiami alla velocità, mentre il consumatore vede il loro tragitto, se la consegna dovesse saltare perdono anche quel poco di paga che hanno, e più consegne fanno e più vengono pagati e più possono in qualche modo anche avere opportunità di lavoro in futuro. Quindi è chiaro che è un meccanismo perverso che porta le persone a correre e assumersi dei rischi che poi possono provocare anche tragedie come quella successa a Sebastian. Proprio dalla Toscana era partito un primo passo per regolamentare il settore delivery. Non a caso a marzo del 2021 proprio la CGIL Firenze si era in seduta al tavolo con la piattaforma Just Eat e insieme avevano stipulato un contratto che garantiva migliori condizioni di lavoro ai rider e l'assunzione completa. L'accordo c'è e funziona, ci sono ovviamente dei limiti, delle richieste sindacali che stiamo portando all'azienda, però i lavoratori di Just Eat sono dipendenti e hanno una paga all'ora. Il problema è che invece le altre società, cioè Glovo, Uber e Deliveroo, non hanno voluto mai, come dire, prendere l'esempio e fare con noi un accordo simile. C'è un tavolo aperto in questo momento con queste società che va avanti da diversi mesi, ma proprio sul tema del superamento della paga a cottimo e sul tema della tipologia di contratto non riusciamo a trovare un'intesa, quindi lo sciopero di ieri era anche per chiedere a queste società di darsi una mossa, assumersi le responsabilità, tornare al tavolo e arrivare a un accordo decente che possa dare tutela e sicurezza a questi lavoratori. E a proposito di sicurezza sul lavoro, andiamo a Colle Valdelsa, dove un operaio è caduto da un muro di 3 metri in un cantiere edilizio. Gravi le sue condizioni. Alle 11.59 in un cantiere edilizio del popoloso quartiere dell'Agrestone un operaio è caduto dall'altezza di 3 metri, riportando numerose ferite. L'uomo, di 55 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni alle Scotte di Siena. Oltre all'ambulanza c'è stato il pronto intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, attivato altresì il personale della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'ASL, al fine di fare luce sullo spiacevole accaduto. Al momento sono in corso le indagini. I carabinieri, coordinati dal maggiore Emanuele Fazzi, stanno verificando quanto è avvenuto all'interno del cantiere edilizio. Nonostante i gravi traumi, l'operaio 55enne non sembra in pericolo di vita. Torniamo a parlare di Covid, di vaccino anti-Covid. Via libera alla quinta dose, tutto quello che c'è da sapere nel servizio. Al via la quinta dose per i pazienti più fragili e dare l'ok al Ministero della Salute che attraverso una circolare informa della possibilità di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid per i cittadini con patologie e condizioni di fragilità che abbiano ricevuto la quarta inoculazione da più di 120 giorni. Arriva il via anche da parte dell'ASL Toscana Sud-Est. I soggetti interessati sono i trapiantati in attesa di trapianto, gli immunodepressi, gli oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure, persone dializzate con insufficienza renale cronica grave, persone con immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico. I soggetti interessati dovranno rivolgersi al clinico del reparto che li segue, che valuterà se possono farla e provvederà ad effettuare la prenotazione. I vaccini disponibili sono quelli mRNA bivalenti, che garantiscono copertura anche sulle nuove varianti del virus. La vaccinazione rimane volontaria. È possibile fare l'anti-Covid-19 in concomitanza con il vaccino antinfluenzale. E se da una parte è partita la quinta dose nell'ASL Toscana Sud-Est, vanno a rilento invece le prenotazioni della quarta dose. Stanno rispondendo con un po' di ritardo, si stanno prenotando adesso più che la settimana scorsa, forse perché stanno aumentando i casi e questo quindi mette in allerta le persone. La prevenzione si fa prima che il disastro succeda, quindi con calma, con
con tranquillità, ma per tempo. L'altro motivo è che probabilmente molti aspettavano il nuovo vaccino. Attualmente nei nostri centri vaccinali abbiamo a disposizione tutti e due i vaccini bivalenti, vale a dire quello che contiene il virus originario e la variante Omicron B1 e quello che contiene il virus originario contro il Covid-19 naturalmente e le varianti Omicron B4 e B5. È molto importante fare sia la terza che la quarta dose perché andiamo incontro, i casi stanno aumentando, andiamo incontro alla stagione invernale e quindi c'è da aspettare, non si sa esattamente cosa succederà, ma i casi stanno aumentando in maniera molto, molto impressionante, quindi c'è da aspettarsi un ulteriore aumento. Domenica 9 ottobre prenderà il via la prima edizione di Ride for Children, nella manifestazione dedicata alle due ruote rivolta ai più giovani. L'evento verrà sfruttato anche per inaugurare il velodromo. Filippo Migliattini. Siena è pronta per la prima edizione di Ride for Children. Domenica 9 ottobre i giovani ciclisti si sfideranno in gare di categoria aperte sia agli agonisti che agli amatori. L'evento, che vuole diventare un appuntamento fisso per la città di Siena, ha anche e soprattutto uno scopo benefico, perché i ricavi saranno devoluti al reparto pediatria e neonatologia dell'ospedale Le Scotte. L'idea è nata dalla mente dell'ex ciclista Gianni Gobbini e dal medico Claudio De Felice, che hanno condiviso un importante momento di vita. Tutto nasce da una bruttissima serata che abbiamo passato io e mia moglie, perché a poche ore della nascita di mio figlio Santiago, per le conseguenze di una patologia, è stato trasferito dall'ospedale di Grosseto, dove è nato, all'ospedale Le Scotte di Siena. E la prima persona che ho incontrato in terapia intensiva è proprio il dottor De Felice, che ci ha rassicurato. Poco dopo hanno iniziato a lavorare e velocemente hanno capito qual era la causa che aveva portato queste conseguenze sul piccolo. Per fortuna poi la cosa con il tempo è migliorata, però noi abbiamo passato un mese in sostanza nella sala di attesa della terapia intensiva, dove io ho avuto modo di parlare più volte con il dottore e ideare lì quello che poi domenica andremo a fare, cioè un evento in favore dell'ospedale, del reparto di neonatologia e di pediatria, dedicato ai bambini per i bambini. L'occasione sarà sfruttata anche per inaugurare ufficialmente il rinnovato impianto del velodromo che l'amministrazione ha riqualificato investendoci circa 400.000 euro. E questa è l'occasione per inaugurare, e cosa di meglio se non attraverso una gara di beneficenza e soprattutto che coinvolga i bambini. A rendere possibile questo evento è la partecipazione dell'Associazione Pedale Senese, del Panathlon e dei Rotary Valdelsa, Siena Est e Siena. I Rotary sono impegnati non solo come attività di service o beneficenza, come qualcuno la chiama, in questo ambito, in tutti gli ambiti, e siamo impegnati a livello mondiale anche per la sicurezza sulla strada, non solo dei ciclisti ma di tutti i pedoni. Abbiamo anche la fellowship dei ciclisti rotariani che da anni in Italia è impegnata su questo tema, e questo è uno dei momenti in cui vogliamo portare avanti questa iniziativa. Adesso torniamo a parlare di un altro tema caldo della settimana, ovvero la situazione delle piscine senesi. Resta aperto per il momento l'impianto dell'acqua calda, anche se WISP, senza aiuti da parte del comune, non potrà adempiere a tutti i costi ancora a lungo. I dettagli nel servizio di Filippo Migliattini. È sempre crisi nera per le piscine. WISP ha deciso di attendere gli aiuti del comune di Siena, lasciando nel frattempo aperto l'impianto dell'acqua calda. Resistere per tutto il mese di ottobre così, però, per stessa ammissione di Pacciani, è difficile. E infatti una data più volte citata dal presidente WISP è il 15 ottobre, giorno in cui, in caso la situazione non cambiasse, la piscina potrebbe chiudere. Il momento questo della responsabilità di tutti quanti, che da parte nostra come gestori dobbiamo fare tutti i sacrifici per stare aperti il più possibile, e lo stesso ragionamento anche per il comune, perché anche loro lo sanno benissimo e questo è un servizio importante per la cittadinanza. È vero anche che, come si sta vedendo in tutta Italia, i gestori da soli non ce la possono fare più. Tra Comune di Siena e WISP il dialogo è costante e l'assessore Benini ha rassicurato nuovamente sul fatto che stanno lavorando per trovare una soluzione. Allora, il Comune sta lavorando, ho sentito Simone Pacciani anche ieri pomeriggio, quindi
penso che quanto prima, non esiste solo la piscina, esistono molte realtà che hanno delle esigenze e delle necessità, lo sappiamo, la piscina è al centro dell'attenzione e il sindaco, già da subito si è attivato su questo tema, adesso dateci il tempo tecnico di operare e penso che le cose naturalmente per quello che il comune può fare andranno a posto, cioè è palese che c'è la necessità che nel giro di qualche mese la questione dell'energia ritorni a livelli accettabili, perché se no non ci salva nessuno. L'intervento del comune è un intervento a supporto delle piscine, non in quanto tale, ma per i servizi che offrono. Adesso passiamo al Palio. Leocorno pronto a festeggiare la carriera dell'Assunta del 2022, cena della vittoria in programma domani sera, mentre la festa della vittoria sarà in primavera in attesa della bella stagione. Intanto il numero unico dal titolo alla velocità della luce si presenta. Lorenzo Agnelli. Si intitola La velocità della luce, il numero unico che festeggia la vittoria sul campo del 17 agosto scorso della contrada del Leocorno. Suggestiva la presentazione della pubblicazione che è stata fatta all'interno della chiesa di San Giovannino, l'occasione per la contrada di Pantaneto che ha dato il via alla settimana dei festeggiamenti, a cominciare dalla cena della vittoria di domani, mentre la festa aperta alla città si terrà in primavera dopo la cena del piatto. Sabato la festa, la cena della vittoria, e poi abbiamo tutta la settimana dei cenini della festa. La festa verrà fatta penso a primavera, prima della cena del piatto nel rione. Emozioni, devo dire, non si sono mai, si sono accavallate una dopo l'altra. Anche l'emozione di stasera di vivere la presentazione del numero uno, non mi aspettavo, sinceramente non ero molto preparato. E c'è stata una grande presenza anche di popolo, anche un'ambientazione particolare che abbiamo fatto questa presentazione all'interno della nostra chiesa, che comunque è un locale a noi è particolarmente caro, e è un momento emozionante, devo dire. Ho percepito dalle parole di Laura Ortensi il cuore è stato messo da tutti coloro che hanno partecipato alla redazione di questo numero unico. Alla velocità della luce è il titolo di questo numero unico. La scelta è stata dettata da due elementi fondamentali in questa vittoria, che sono il tempo e la luce. Il tempo, che era il tempo record di violenta del TT, ma anche il tempo della lunga attesa che ci separava dall'ultima vittoria, e la luce, che è il simbolo di rinascita, ma anche la luce delle paillette del drappellone del maestro Anastasio. La cosa particolare è che ci sono moltissime pagine dedicate al racconto della corsa, e può sembrare una contraddizione in una corsa condotta di testa dall'inizio alla fine, però le abbiamo lasciate scrivere quasi tutte alla componente giovane della commissione e della contrada, cioè a quella parte di contrada che non sapeva o non si ricordava cosa volesse dire vincere un palio da protagonisti, e quindi c'è una parte molto lunga, e poi c'è una lunga parte fotografica, perché è giusto mettere le facce, le emozioni, le sensazioni, gli abbracci, a maggior ragione dopo 2 anni di distanza era bello mettere tanta umanità e tanta comunità. E passiamo adesso alla Valdelsa. È di ben 173.000 euro il valore delle multe non pagate nel 2021 nel solo comune di Colle Valdelsa. Il servizio di Lorenzo Agnelli. La Polizia Municipale Italiana ha pubblicato un elenco delle insolvenze e delle multe in molte province italiane, nelle città dove i furbetti che non pagano le proprie azioni di inciviltà sono molto evidenti. Colle Valdelsa è una delle città che sta subendo di più questa piaga, che mina pesantemente sul bilancio pubblico. Infatti il valore delle multe da recuperare nel solo 2021 è di ben 173.000 euro. Una situazione che il primo cittadino Alessandro Donati prende seriamente, ma vuole andarci con i piedi di piombo, viste le difficoltà sociali che si registrano giorno dopo giorno. La situazione non è tra le migliori per andare a recuperare multe non pagate. In generale le multe non pagate sono molto spesso per la questione dei soliti furbetti che se ne fregano del bene comune, ma anche ci sono molte situazioni in cui ci sono delle difficoltà reali. Però è chiaro che noi non possiamo lasciar perdere, e quindi
così come è successo e così come sta succedendo per altre tariffazioni come quelle della Tari, oppure per altre tributi come appunto l'IMU eccetera eccetera, quindi per tutte le entrate tributarie stiamo facendo un'azione di recupero che è mirata, naturalmente volta a riprendere il maggior numero, il valore più alto di queste imposte o di queste multe non pagate. È comunque sicuramente necessario recuperare massicciamente nei modi giusti queste inadempienze, perché si tratta di risorse che vengono tolte direttamente ai cittadini senza poter più spendere per le opere pubbliche. La mancanza di tributi non pagati è piuttosto consistente, e questo fa sì che ci sia una riduzione delle risorse disponibili per la spesa, per le opere pubbliche, molto molto difficile da sostenere se non viene fatto un recupero massiccio. E restiamo sempre in Val d'Elsa. La tavola rotonda tra autorità pubbliche e noti imprenditori è servita per costruire il piano di rilancio del settore industriale. Il servizio di Simone Demianturi. Dalle parole delle autorità locali e dal mondo dell'imprenditoria valdelsana si evince che il festival Territori Impresa possa avere lunga vita. La manifestazione, che si è conclusa nella sede della Segis, nota azienda di Poggibonsi, è servita a dare una spinta propulsiva all'economia della Valdelsa. In più è stata una splendida occasione di scambio di opinioni tra gli industriali più noti del territorio, i quali hanno sottoposto al presidente della regione Eugenio Giani, presente per l'occasione, una serie di domande al fine di capire se la Valdelsa possa avere un futuro ancora di più da protagonista nel settore industriale toscano. È emerso che con il potenziamento dei sistemi ferroviari e stradali, la zona settentrionale della provincia di Siena può ambire a grandi traguardi, nonostante la crisi mondiale. L'altro elemento di primaria importanza e oggetto di discussione riguarda l'aspetto estetico e attrattivo delle aziende. Per andare a braccetto con il turismo ed essere in stretto legame con la comunità, le fabbriche hanno il compito di rendersi attraenti e sostenibili. In aggiunta, hanno il dovere di curare il welfare dei lavoratori. Dunque, la tavola rotonda del festival Territori Impresa ha generato una serie di spunti sui quali anche la politica dovrà giocare il proprio ruolo. Franco Dominici, CEO di Segis, è ottimista sul proseguo delle operazioni. Crediamo tantissimo nel futuro, anche se non sono momenti facili o perlomeno non proprio come vorremmo, ma riusciremo a vincere anche questo ostacolo, passeremo anche questo periodo e la Valdelsa, ma tutta la Toscana, sarà non solo un territorio turistico ma anche un territorio da sentire per la parte industriale. La diocesi, la città di Colle Valdelsa, compiono 430 anni. I festeggiamenti iniziano al Museo San Pietro con la presentazione di miniature antiche di grande valore, rubate dal Duomo e poi ritrovate dalle forze dell'ordine. Nella sala grande del Museo San Pietro si sono aperti i festeggiamenti per il 430° anniversario della fondazione della diocesi e dell'elevazione a città di Colle Valdelsa. Per tale ricorrenza sono intervenuti Don Enrico Grassini, il direttore dell'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi Siena-Colle Montalcino, e Claudio Mauti, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze. Essi hanno posto l'accento sul tema della giornata, la presentazione di pagine corali che erano anticamente conservate nel Duomo della città e in seguito rubate. È una giornata molto importante perché diciamo anche per sensibilizzare tutte le persone a rispettare i beni culturali della nostra bella nazione, della nostra bella regione, e diciamo anche per appunto sensibilizzare l'opinione pubblica ad aiutare tutte le forze di polizia coinvolte a recuperare questi beni dai furti passati, perché diciamo Queste pagine miniate rappresentano la nostra storia, la nostra cultura, ed è giusto che tornino alle loro dimore, diciamo. È un ritrovamento importante fra tanti ritrovamenti che l'Arma dei Carabinieri, la benemerita Arma dei Carabinieri, ci dona oggi, perché restituisce al patrimonio della nostra terra di Siena un bene, un tesoro culturale importante, una testimonianza della ricchezza del nostro Medioevo, e soprattutto rimargina una ferita molto importante
che è stata inferta al nostro patrimonio culturale negli anni 80, soprattutto a seguito di numerosi furti che il nostro patrimonio, soprattutto quello ecclesiastico, ha subito. Adesso spostiamoci a Montalcino perché i quartieri sono già al lavoro per la 64esima edizione della Saga del Tordo, quella della ripartenza dopo il Covid. Si riparte anche con un corteo storico completamente rinnovato. A Montalcino è iniziato il conto alla rovescia per la Sagra del Tordo, che quest'anno, dopo lo stop del 2020 e le limitazioni dello scorso anno a causa del Covid, torna nel suo format completo con la novità molto attesa dei nuovi costumi del corteo storico, realizzati dal maestro Pierluigi Olla, che ne ha curato la realizzazione presso la Sartoria Teatrale Antonietta di Firenze, coinvolgendo i più noti artigiani toscani. I costumi saranno presentati in anteprima domenica 16 ottobre al Teatro degli Astrusi. Iniziamo domenica 16 ottobre alle 17.30 al Teatro degli Astrusi di Montalcino con la presentazione dei nuovi costumi. Sarà praticamente la prima uscita di parte dei nuovi costumi e verrà fatta una presentazione curando anche un po' il contesto storico e le fonti di ispirazione, insomma, che hanno portato poi alla realizzazione stessa dei nuovi costumi del corteo storico. Intanto i quartieri hanno già presentato i ricchi menù dei ristoranti, che allestiranno nelle proprie sedi nella giornata del 30 ottobre, quando torneranno a proporre anche tradizionali stand gastronomici con le prelibatezze culinarie del territorio ai Giardini dell'Impero, sotto la fortezza. Sia il sabato che la domenica saranno allestiti dai quattro quartieri degli stand enogastronomici ai piedi della rocca con piatti tipici della tradizione montalcinese. Vi aspettiamo per questi giorni di festa, dopo tanto torniamo a vivere appieno la nostra festa. E chiudiamo la nostra edizione del TG con il calcio, weekend senza impegni per il Siena, che però continuerà a lavorare sul campo in vista del match di lunedì contro il Cesena. Per i bianconeri l'incognita più grande resta quella dell'attaccante. Paloschi anche oggi ha svolto lavoro differenziato e con anche Arras e De Paoli fermi ai box, il Siena non ha attaccanti di ruolo a disposizione. Pagliuca nel weekend sarà quindi chiamato a trovare una soluzione. Ed era questa la nostra ultima notizia. Vi lascio le previsioni del tempo, ma prima vi ricordo che l'informazione proseguirà anche domani sera con un nuovo format, 7 giorni, dedicato proprio alle notizie del giorno e non solo, anche alle notizie della settimana, dalle 20 alle 21.30 ogni sabato. Ed è veramente tutto. Un saluto e un buon weekend.